Presidente Fabionata, una cerimonia solenne per ricordare questo 35esimo anniversario, la consegna della medaglia d'oro al valor militare al confronto della provincia di Imperia. Ecco, cosa resta di quei giorni, di quei valori soprattutto? Resta molto, mi auguro, resta molto. E diciamo, cerimonie come questa, brevi, spero sentite, e non fastose, non roboanti, ma istituzionali nel vero senso del termine, spero che servano, ecco, a conservare la memoria storica di quegli anni e di quei giorni. Ecco, perché noi viviamo in una società difficile e complicata, quello che sta succedendo in questi giorni in Francia e nel mondo ci insegna quanto sia complicata, ci insegna anche quanto sia prezioso un bene come la pace, un bene come la libertà, beni come la giustizia sociale, il rispetto, le regole, la democrazia. Ecco, questi valori non sono frutto del nulla, sono frutto di un percorso, di un popolo, di una nazione, che con la lotta resistenziale, diciamo, ha riscattato un intero paese e ha creato le premesse per la costruzione condivisa di un paese nuovo. Ecco, da quella lotta, con le varie idee che la animavano, è nata l'Assemblea Costituente, la Carta Costituzionale, i valori che dettano le regole del nostro vivere quotidiano. Ecco, oggi dobbiamo pensare un po' più in ampio, in largo, perché viviamo in un villaggio globale, però per affrontare le sfide quotidiane, per interpretare anche certe situazioni, certe tragedie che ci lasciano tutti sgomenti, attoniti, che facciamo fatica a volte anche a capire, ecco, per sapere interpretare, saperci difendere dalla negazione del bene, quindi per saperci difendere dal male dobbiamo recuperare ogni giorno la consapevolezza di quali sono i nostri valori e come sono stati costruiti e quanto sia stato duro il prezzo che hanno dovuto pagare coloro che hanno lottato per la liberazione del paese, le popolazioni civili, spesso a prezzo della vita, per regalarci un futuro più libero, sereno e democratico. Ecco, queste manifestazioni come questa credo che servano innanzitutto a questo. Abbiamo voluto invitare tutti i sindaci della provincia, l'assemblea era dei sindaci oltre che consiglio provinciale, i protagonisti di quel consiglio provinciale dell'epoca, le autorità politiche dell'epoca, le autorità civili e militari dell'oggi, il signor prefetto, tutte le altre autorità della nostra provincia, i ragazzi rappresentanti dei consigli d'istituto, i partigiani, quelli che ci sono ancora, protagonisti dell'epoca, in una sorta di ideale abbraccio, di condiviso, senso di appartenenza a un popolo, a una nazione, a un territorio molto complicato. Ecco, nelle motivazioni della medaglia d'oro si fa riferimento a quanto sia stata dura la lotta e quanto è dura la vita storicamente, nei secoli, in questo bellissimo territorio che è quello della nostra provincia, ma tanto bello quanto complicato, quanto difficile. Ecco, dicevo, in questa abbiamo voluto dare il segnale di una condivisione di valori comuni, ideali comuni e un sentire comune, un senso di appartenenza che ci fa sentire più forti anche nel confrontarci con il diverso e soprattutto nell'affrontare chi nega quotidianamente con atti vili questi valori fondamentali per la nostra vita. Prefetto, una celebrazione che ricorda i valori della resistenza in un momento particolare, in un momento in cui c'è allarme terrorismo, di nuovo controlli rafforzati alle frontiere, quindi insomma sembra che anche l'Italia sia chiamata ancora una volta alla difesa in qualche modo. Sì, sì, in questo, e come ho detto anche durante le celebrazioni, mi trovo pienamente d'accordo con quella che è stata le valutazioni e l'intervento del Presidente Natta. Sicuramente sono due momenti, un evento come quello celebrativo di oggi che ci ricollega in qualche maniera agli eventi che purtroppo stiamo vivendo, ma soprattutto su un livello, l'importanza, insomma, l'insegnamento che ci viene da quello che oggi è stato commemorato, quello che è stato ricordato, dal sacrificio di tante persone sia sul campo che fuori dal campo, per un ideale di unità, di un ideale di coesione sociale, un ideale di pace, che sicuramente sono le uniche nostre forze, le uniche nostre basi sulle quali possiamo fondare anche la nostra preparazione rispetto ad eventi come questo, che per ora non ci sono pienamente nella nostra casa, nelle nostre case, ma che sicuramente non possiamo ignorare e verso il quale dobbiamo avere intanto ogni forma di allertamento, ma anche e soprattutto, diciamo, muoverci
come giustamente è stato sottolineato anche nell'intervento del professor Manti, mi pare, adesso mi sfugge il cognome, comunque in cui ecco, il richiamo ad una unità di sentimenti, un'unità vera, che però deve svilupparsi anche nella proiezione di una fusione anche rispetto agli altri, i nostri partners europei e direi anche oltre che europei, in una uguale tendenza a mettere insieme, ecco, mettere insieme le forze, a mettere insieme ogni forma di collaborazione per far fronte ad un evento purtroppo anche abbastanza imprevedibile nelle sue manifestazioni.